Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Mind Test. Sono Mazze Tess e oggi siamo qui per un nuovo progetto. Il tutto è partito da una bellissima idea, cioè costruiamo un mining drill MK1. Vi piacciono i mining drill MK1? Che cos'è? Questa roba qua in pratica. Mining drill, eccolo qua. E uno dice: "Ah, che bello!" Solo che il problema è che mi servono più diamanti di quelli che ho. Mi servono. Mi sembra di ricorrere a 13 diamanti, ma non ho avuto tempo di farmarne altri 4. E quindi ho detto: per perdere tempo e andare a farmare on camera gli altri diamanti, facciamo un altro progetto. L'altro progetto è, secondo me, molto più carino. E parte da che cosa? Da tutta questa roba qua. Tutti questi, blablabla. Cioè dal cibo che possiamo creare con la mod food. Grazie a tutto quello che abbiamo coltivato qua. Quindi inizierei con fare una piccola casetta, che ne dice, una specie, che ne dite, una specie di cucina. Che pensavo di posizionare qua, in questo posto, perché mi sembra abbastanza vicino sia alle fonti di cibo che sono qua, sia all'orto, e non è troppo lontano da casa. In più è un bello spiazzo, insomma. Non ho ancora un'idea precisissima della conformazione dell'edificio. Però adesso vedremo un attimo insieme come collocarlo, come crearlo. Allora, innanzitutto direi che una piccola discesa ci sta. Così, magari, ecco, non troppo ripida. Un po' così. Adesso spianiamo qua. Tra 2 secondi vedrete tutto spianato. 3, 2, 1. Eccoci! Tutto spianato. Benissimo, allora, come prima cosa metterei un camminamento, diciamo, più comodo per scendere in giù. E potrei creare. Potrei farlo con degli slab per scendere comodamente senza troppa rapidità, come degli scalini, insomma. Vediamo che tipo di slab avevamo di carini, 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 carini. Slab. No. Io mi sbaglio sempre, premo sempre invio, invece non è invio. Devo mettere qua. Allora, cobblestone slab sarebbero carini. Questi sarebbero anche carini, i mossi cobblestone, salvo per il fatto che se uno non ha la mossi cobblestone, come fa? Questo cos'è? Cobblestone slab, perché è diverso? Boh. Stone brick anche, ma sono troppo costosi. Sandstone, jungle wood, wooden slab. Ma facciamo una prova con il legno e con la cobblestone. Allora, la cobblestone qua, ne abbiamo un attimo. Quindi non dovrebbero esserci problemi. Vediamo con il legno e con la cobblestone. Allora, poi che cosa avrà bisogno? Di cosa avrà bisogno la nostra cara cucina? Credo che metteremo delle fornaci e poco di più in realtà. Perché è una cucina easy. Vediamo. E se fosse un alternarsi dei due? Tipo adesso. Sto pensando sul momento, eh. Tipo che tra un po' si fa notte e non vedremo niente. Ha tolto quello, sì, ok. Tipo una cosa così. Se la farebbe tanto schifo. O il contrario. Forse meglio il contrario. Uno. Due.
2. Sapete qual è la mia ipotesi? Qual è la mia ipotesi? La mia ipotesi è che, avendo di sicuro farmato molta, 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 molta più cobblestone, sarebbe di sicuro più comodo, apriti, farlo in cobblestone in mezzo e legno di lati. Però appunto non mi dispiace comunque come stile. Facciamolo qua, ecco, 1, 2, no, sto facendo una cavolata, perché è proprio il contrario di quello che volevo fare. Cioè cobblestone in mezzo e legno ai lati. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Questo. Sì, mi ispira di più. Mi ispira di più. Poi non è male come stile, comunque. È parecchio. È carino. Carino, mi piace. Poi potremmo magari vedere di sostituire in seguito con degli altri tipi di legno. Ma adesso no. Ecco, adesso proprio no. Ah no, è vero, qua non posso. Devo metterli tutti. Che cavolo? Bug mostruoso. Devo per forza metterlo così. Adesso facciamo così, cos'è, così, cos'è. Ecco, infatti ho già finito. In slab facciamocene un pochettino, tipo così. E così. Giusto per essere certi di quello che stiamo facendo. Mettiamo due. E ci mette un po' di tempo ad aggiornarsi il blocco, no? Beh, adesso no. Però sì, mi piace come stradina, è parecchio larga, è vero, però non è male come stile. Allora, abbiamo bisogno di altro legno. Allora, qua ci va il blocco intero. Il mining laser ora non ci serve, è troppo pericoloso quello a fare. Poi magari dovrei anche mettere dritti questi. A differenza di Minecraft, qua in Minetest i blocchi di legno si orientano in base a come li avete posizionati. E quindi può essere scomodo talvolta perché. No, che scemo! Può essere scomodo talvolta perché appunto vi vengono dei pavimenti irregolari o come adesso delle costruzioni irregolari. Sì, mi piace. Mi piace sul serio. Sul serio proprio veramente. Mi piace più davvero. Qua una doppia porta ci sta. Anche se non è perfettamente simmetrico. In realtà, tipo qua ci sono 1, 2 blocchi. E qua ci sono 1, 2, 3, 4. Però. Tutto il resto non è simmetrico, quindi chi se ne frega. Detto questo, l'unica cosa è che qua non mi convince tanto il fatto che ci sia l'orto qua. Come la mettiamo qua la stradina? Dovrei tipo ridurla. Potremmo fare tipo così. Che qua si allarga e qua si restringe. Come sempre l'ho posizionato nel modo sbagliato. Ma io dico, perché mi fate questo? Ecco, una cosa così un po' irregolare, diciamo. Per cui qua mettiamo un altro blocco. No, che cavolo sto facendo? E tu! Non mi hai detto niente. Eccoci. Così potrebbe starci con un.
un lato di qua e un lato di qua. Ci potrebbe stare, sì. Poi per l'orticello si vedrà, però in effetti è un po' tanto addossato in qua questa cosa. E se invece facessi passare la stradina per di qua e girare in qua? Tipo rifacciamo tutto. Allora, per darvi un'idea, del tipo arriva fino a qua, qua gira e qua scende. Ci sta, sì? Qua gira e qua scende. Qua gira. Dov'è che gira esattamente? Ok, dovrei farlo girare tipo qua. Tipo qua mettiamo una parte e qua l'altra. Uno arriva così, gira e scende. Quindi dovrei spostare tutto più in là. Allora, questo in qua. Questo in qua. Quello va bene là. Così, così. E dovrò restringerlo di sicuro. Perché no, no, qua non può anche allargarsi, dovrei farlo di qua. Sì. Per forza. Eh no, perché sennò viene proprio brutto. Viene proprio brutto. Allora, così è già una cosa migliore. Deve allargarsi anche di là. Adesso pensiamo anche di là. Però se uno fa così, arriva poi là davanti. Arriva distorto, no? Così. Però a questo punto è dritto e qua mettiamo la porta, diciamo. Tipo qua. Ecco così. Quello sta per la porta. Vediamo un attimo come appare. Trick. Non male, non male, direi. Non male, non male. Allora, sistemo gli scalini e ci vediamo. Bene, ragazzi, l'idea è questa. Allora, immaginate che questo verrà abbattuto, distrutto, spostato da qualche altra parte in pratica. Una salita di qua, camminiamo, clop, 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 clop. Di qua, giro, 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 scendo, porte. Grande cucina, insomma. Poi di qua, dalla parte, da questa stradina qua, ci saranno due pezzi di cobblestone qua per far arrivare alla cesta, diciamo. E poi ci sarà una stradina che passerà invece per la zona dell'orto, magari in sandstone o in sandstone slab. Adesso devo vedere un attimo, tanto laggiù in fondo dovremmo avere tipo un deserto, se non sbaglio. Sì, infatti, quindi sandstone dovremmo averne senza troppi problemi. E detto questo, devo andare a dormire. Anzi, dobbiamo andare a dormire. Perché tu puoi ritenerti esente? No, appunto. Vieni. C'abbiamo il lettino arancione. Buongiorno. Poi non lo so, sembra che dorma da seduto. Cioè si addormenta seduto, come se fosse appoggiato al letto. Avete presente? Tipo quelle volte che ti appoggi al muro con la schiena, tipo per leggere. O per, che ne so io, per guardare un film. E poi dopo si risveglia ed è improvvisamente giorno. Però vabbè, che ci vuoi fare? Sono questioni della vita, sono fatti che prescindono da quello che vogliamo fare noi, insomma. Ecco.
non ho legno per l'altra porta, ma poi ci pensiamo anche all'altra porta. Queste porte buggate che si aprono e si chiudono buggate. Poi, allora, vediamo una cucina. In che cosa la facciamo una cucina? Io la farei in mattoni di argilla. Solo che bisogna vedere un attimo i mattoni di argilla se abbiamo dell'argilla noi, perché l'argilla è un materiale abbastanza materialoso, insomma. Abbiamo 88 di argilla. Che però, che cosa ci significano 88 di argilla? 88 di argilla ci significano cotti ognuno un brick, però per i blocchi di brick abbiamo bisogno di 4 brick. Quindi abbiamo detto 88, sì, e beh, 88 diviso 4 fa 22, e con 22 blocchi qualcosa mi dice che non riusciamo a fare una cucina. Beh, intanto vorrei delineare un attimo la grandezza, una cosa di questo genere, tipo molto lunga, con varie fornaci. Un po' non perfettamente rettangolare, una cosa tipo un po' sfalsata, così. Là? No, sto dicendo una cavolata. Perché ecco qua, era qua, qua era qua. Però forse viene troppo stretta in effetti. Con qua tipo un ricettario mettiamo, non lo so, dei cartelli con delle istruzioni o delle ceste, non lo so. Per cui noi entriamo, beh, togliamo questo, adesso ci mettiamo la porta. Entriamo e ci sono fornaci di qua e fornaci di là. Però in effetti è un pochettino stretta, eh. Forse andrebbe fatta tipo così. Anche se lì si appoggia al... Ma in realtà potremmo cavarne qualcosa dal fatto che si appoggi al... Avere una pala e non usarla. Col fatto che si appoggi al... Non mi vengono le parole, non mi vengono le parole. Che si appoggi alla dirt dietro, insomma, alla collina, alla terra, quello che volete. Vediamo così, così mi sembra già... Ecco sì, è già molto più carina. È più vasta, ci stanno più fornaci, più ceste. Ci sta pure una visuale. Ecco, metterei non tante finestre, magari delle piccole finestre. Tipo qua. Tipo qua. Tipo qua. E un comignolo, di sicuro un comignolo che va in su, in cima. Fatto come? Quello è da pensarlo. È da pensarlo un attimo. Però, ecco, guardiamo innanzitutto i blocchi da utilizzare. Perché per essere una cucina questo è no, di gravel no. Brick block sì, appunto, sono... Ah, altre ricette? Con gli slab, niente. Altrimenti, di ossidiana, no, che schifo lo schifo. Sandstone brick... Però è troppo chiara secondo me di sandstone brick, non mi piace. Comunque teniamocelo da parte come idea, teniamocela da parte come idea. Ghiaccio? No, alkaline, alatro. Ma sono dei blocchi troppo fricchettoni. Non va bene, non va bene. Di legno no, una cucina di legno non si può fare. Perché chi l'ha mai vista una cucina di legno? Dai, parliamoci sul serio. Cactus brick, come si fa? Ah, troppo costosi di sicuro. Empty bookshelf, iron stone brick, che non... Ci è buggato, devo controllare il codice di sta affare qua. Questo è uno split stone tile. Però no, direi proprio di no. Perché il fatto è che è diverso sui vari
Bronzo, oro. Lo facciamo di Mithril. Sì, super costosa. Chi cavolo riesce a pagare una roba del genere? C'è una cucina proprio per straricchi. Questo è l'autocrafter, quindi non mi pare di utilizzare un macchinario come elemento di costruzione. Però non volevo ricadere sui soliti stone brick o. Tra l'altro gli stone brick costano un sacco qua. Perché costano 4 stone per ogni stone brick. Però mi sa che dovremmo fare così. Degli stone brick. Poi però con gli stone brick tanto ci sono anche le scale. Possiamo anche aggiungerci delle cosette un po'. Stone brick stair e anche gli slab ci sono. Desert stone brick. Fatto con 4 pezzi di terra del deserto. Di roccia del deserto. Mi sembra davvero carina come cosa. Wow, cioè. Ma è la desert stone. Desert stone. La crafto con la sabbia? No. Devo farmarla. Devo farmarla e. Ci servirà comunque un po' di tempo per farmare tutto questo. Perché ogni 4 blocchi sono un blocco là. Anche quello è abbastanza costoso. Gli stone brick sono costosi, ma qua avendo la fornace alimentata elettricamente non vengono troppo costosi alla fin fine. Quindi, la scelta è molto ardua. La scelta è molto ardua. Che Kaiser, scusate. Scusate. Ok. Guardo solo un attimo una cosa e ritorno. Allora, ho controllato e quindi ho deciso la seguente cosa, che andiamo a farmare del legno. Perché è importante fare l'altra porta, perché dico una cucina senza le porte. A parte che come porte potremmo anche utilizzare le iron doors. Non ci sono più le iron doors? Door? Che c'è steel door. Ah, ecco, si chiama steel door. Perché queste altre qua sono pure anche carine, no? Solo che sono. Non sono da cucina, diciamo. Sono più da gay ingenui. Però quelle di ferro ci stanno, quelle di ferro. E del legno comunque lo farmo. Perché il legno serve sempre GGVP. Quelle di ferro, quelle di ferro, quelle di ferro. Adesso andiamo subito a controllare quelle di ferro. Potrebbero, cioè di sicuro saranno più costose. Però, comunque con il fatto che abbiamo il grinder Ehi? Voglio entrare, mi fai entrare? Ok, grazie. Dicevo, con i blocchi di. Ma non lo so, ste porte che mi lasciano chiuso fuori casa, ma non lo so. Tieni, prendi. Meriti una punizione. Perché? Mi sembra che qua in Mindtest le porte di ferro non si debbano aprire per forza con un segnale di redstone. A differenza di Minecraft. E semplicemente sono apribili solo dal proprietario, se non erro. Infatti, quindi potrei benissimo mettere quelle di ferro. Mi sembrano più carine per una cucina, ci stanno ben meglio, di sicuro. Ok, però ci metto un sacco a spaccarla. Cioè, non lo so, sto piccone è un piccone proprio. Beh, non è quello del. Non è come il piccone della Obsidian Pickaxe. Se non avete visto il video sulla mod Obsidian Pickaxe, tra l'altro vi invito a guardarlo. È una mod che hanno creato Amedeo Emmolo e Alessandro Mauro, si chiama. Io sbaglio sempre, questo povero ragazzo ce l'avrà con me a morte proprio. Però, abbi pazienza, sono vecchio. Che ci vuoi fare? Quando la vecchiaia avanza, uno non può fare non può fare nient'altro che piangere. No, vabbè, comunque, a parte le cavolate cavolatose.
E tra l'altro qua mi chiamo single player, che schifo. Fa proprio schifo single player come nome, scusate. Detto questo, con il sole che sta tramontando su questo bellissimo orticello, su questa casetta che era l'obiettivo di questo episodio, ma che non vi preoccupate, finiremo. Io direi che io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, mettere mi piace sulla pagina Facebook che trovate, di cui trovate il link in descrizione. Detto questo, ciao!